Ciao a tutti! Allora, questo è il mio terzo video sulle passioni ed è anche l'ultimo. Ho deciso di parlare per ultimo di questa passione, forse perché è anche nata per prima. È nata fin da quando ero piccola, mi hanno, diciamo, invogliato i miei ed è la passione per il viaggio, per viaggiare. A me piace tantissimo viaggiare e sono veramente stata in tantissimi posti. Adesso vi dico un po', faccio un po' l'elenco di tutti i posti dove sono stata, magari siete stati anche voi. E come al solito vi chiedo se volete mandare un video di risposta, potete tranquillamente farlo, o altrimenti potete tranquillamente mettere un commento qua sotto dove appunto mi dite i posti dove siete stati. Allora, i posti dove sono stata io sono per lo più in Italia, e in Italia sono stata un po' a Venezia, a Roma, a Firenze, a Milano e a Genova, sono andata in Valle d'Aosta. In Trentino con la Colonia, sono andata a San Valentino con il tennis club, mi sono trovata sempre bene. E poi vediamo, in Europa invece sono partita molte volte lo stesso, però da grande, da più grande. E a Parigi ci sono stata almeno 7 volte, fin da quando ero piccola, avevo almeno 4 anni che mi hanno portato a Disneyland. E ci sono stata poi almeno altre volte, altre 3 volte mi pare, una a 6 anni e l'altra quando ne avevo 11, quindi non mi ricordo benissimo, però comunque ci sono stata. Poi sono stata anche a Bordeaux, sono stata a Mont-Saint-Michel, ho un sacco di foto infatti, perché appunto anche mio padre è molto appassionato di foto e non ha mancato a fare 1000 foto quando io ero piccola. E poi sono stata a Barcellona. Bellissima, è la mia città preferita dell'Europa per ora, mi sono trovata veramente bene. Poi sono stata a Lisbona, Portogallo, sono stata a Madrid, sempre in Spagna, poi sono stata a Berlino, però Berlino non mi è piaciuta molto, è una città che non mi è piaciuta tantissimo, probabilmente perché sono andata in un periodo molto freddo, era febbraio, fine febbraio, inizio marzo. E a momenti nevicava, io odio il freddo, proprio mi sono sentita male anche in stanza, me lo ricordo, è stata un'esperienza veramente brutta, quindi per ora Berlino forse è la città che ricordo di meno, nel senso che non mi è piaciuta tanto. Poi sono stata a Londra quest'estate, come vi ho anche già detto, e mi sono trovata benissimo, mi piace molto Londra, mi piacciono molto i negozi soprattutto. Troppo anche la città è molto bella, io ho avuto l'opportunità di fare delle foto veramente belle. Poi sono stata, vediamo, Praga, sono stata a Praga 2 anni fa, no, forse 3 anni fa, e lo stesso mi sono trovata molto bene, comunque anche con la lingua non abbiamo mai avuto problemi, abbiamo sempre, anche per la roba da mangiare, comunque abbiamo sempre trovato di tutto, ci siamo adeguati andando anche al McDonald's o Burger King, queste catene qua. Poi a me piacciono molto i dolci, sono molto golosa di dolci, quindi dove andavo prendevo sempre magari qualche specialità di dolce che c'era. Barcellona mi ricordo che, anche se non era la specialità appunto di Barcellona, c'erano queste pasticcerie bellissime con croissant giganti, donuts, quelle ciambelle tipo americane che erano veramente buonissime, di tutti i colori, tutte le glas con le glasse bianche, rosa, blu, verdi, veramente bellissime. Poi ci sono quelle catene tipo Dunkin' Donuts che a me piace lo stesso molto. E poi i muffin che io adoro, adoro tantissimo. Poi i brownies, i cookies, siccome questi prodotti qui dolciari li trovate un po' dappertutto, anche se comunque andate in Barcellona li trovate perché è un prodotto un po' internazionale. Qui è molto difficile che li troviate se non magari al Carrefour certe volte, muffin, e poi al McDonald's. Però io per esempio a Roma lì sì, ho trovato un po' tutte queste cose, anche i brownies. E comunque come cucina mi sono trovata molto bene a Barcellona, ci sono le tapas che sono buonissime, adesso non mi ricordo come si possono definire, nel senso che cosa sono dei piatti dove ti mettono pietanze molto molto buone, mi ricordo di queste patate con una salsa buonissima, mi ricordo appunto. Poi vediamo, sono stata in quasi tutti gli Hard Rock. Da quando avevo almeno 13-14 anni, mi ricordo. E quindi adesso vi volevo far vedere un po' le mie magliette dell'Hard Rock.
perché sono praticamente una collezionista, anche se quando sono andata a Roma adesso, 2 o 3 settimane fa ormai, non sono, diciamo che non ho comprato nulla all'Hard Rock, questo perché avevo già 2 magliette di Roma, quindi erano già troppe. Avrei voluto prendere una maglietta particolare che ho visto nel sito, ma sono andata lì e purtroppo non c'era. E sinceramente le magliette che ci sono adesso non mi piacciono, non me ne è piaciuta neanche una, infatti non ho preso nulla. Allora, le magliette che ho preso dell'Hard Rock iniziano da questa, che è la più semplice ed è appunto da Barcellona. Magliettina proprio piccolina, questa è proprio a vita bassa. Infatti adesso non la posso più mettere perché mi dà fastidio mettere le cose troppo a vita bassa, mi trovo meglio con le cose proprio con le magliette lunghe e abbastanza strettine. Questa invece è un po' larga ed è molto corta. Però comunque questa è la mia prima maglietta dell'Hard Rock, appunto di Barcellona, perché ho iniziato quando avevo forse anche di più, 14 anni. Poi sempre di Barcellona, perché ero stata sia con la classe che con i miei genitori, ho preso questa maglietta qui. Adesso è un po' spiegazzata perché l'ho presa nel cassetto, però è troppo bellina questa maglietta, soprattutto da dietro. C'è scritto in grande Barcellona, appunto. Questa è veramente bella di maglietta, una delle mie preferite. Ed è abbastanza lunga anche questa. Poi la prima maglietta di Roma è questa. Lo stesso particolare perché a parte che c'è scritta una canzone qua sopra c'è scritta una canzone e dietro c'è una che suona la chitarra, una ragazza che suona la chitarra. Molto bella lo stesso questa maglietta presa a Roma. Poi Praga, la maglietta che ho preso a Praga è questa. È una maglietta molto semplice, questa proprio celeste, scritta Hard Rock e scritto Praga. Poi un'altra maglietta che mi piace tantissimo, una delle mie preferite, è questa di Parigi, che è un colore bordeaux che io adoro. E lo stesso qua c'è scritto davanti Parigi. C'è anche la scritta dietro. A me piacciono molto anche perché c'è la scritta dietro. Poi maglietta di Madrid, bellissima, colore stupendo che è verde petrolio, mi piace troppo. Molto bella, lunga, finalmente, troppo bella, anche qua c'è la scritta dietro. Poi questa è sempre la maglietta, questa è una maglietta di Lisbona, Hard Rock Café. E poi invece c'è la scritta nella manica, Lisbon. Poi, da Londra, quella che ho preso quest'estate, lo stesso molto bella, questa invece è molto. Dietro non c'è scritto niente, è solo la scritta davanti ed è molto bella, mi piace veramente tanto questo colore. E l'ultima, l'altra maglietta di Roma, bianca, con la scritta in mezzo. La scritta Roma è dietro. Queste sono le mie magliette dell'Hard Rock, sono tante perché ve l'ho detto, ho viaggiato molto e mi piace troppo viaggiare. Quest'estate sicuramente farò un viaggio, però non so ancora dove andrò. Però già non vedo l'ora perché mi piace veramente tanto partire. Partirei a qualsiasi ora, veramente. E poi un'altra cosa che ho comprato nelle varie città sono le felpe. Per esempio, questa felpa che ho addosso, che adesso vi faccio vedere, non è caratteristica di Roma, però vabbè, è una felpa riferita alla birra Carlsberg. A me piacciono molto queste felpe, prima di tutto per le taglie, perché ci sono sia la S che l'XS. Io ho preso questa che è l'XS e mi va benissimo. Quindi mi piace molto il colore, poi perché è un verde, riuscite a vederlo? Spero di sì. È un verde scuro, però lo stesso abbastanza acceso, mi piace molto. Poi ho preso sempre nelle varie città. Questa l'ho presa a Londra ed è una felpa, questa è grande, abbastanza grande. Di Londra, appunto. Molto molto bella. Questa mi pare che sia una S. Vediamo, vediamo. Sì, questa è una S, però comunque mi sta abbastanza grande. La uso soprattutto per casa o comunque per uscire anche d'estate. Mi piace molto. E poi la classica di Praga, che hanno veramente tante persone.
questa qui. Questa invece avevo preso l'XS ed è veramente comoda. Poi sono felpate dentro e sono bellissime perché ti danno proprio caldo. E puoi anche stare benissimo senza una magliettina sotto e sopra questa. Io per esempio oggi sono uscita così, mi sono trovata benissimo. Vabbè che qui adesso stanno iniziando a fare belle giornate finalmente. Quindi ho parlato un sacco, se avete qualche domanda da farmi, se volete, ve l'ho detto, lasciare un video di risposta, lasciare un commento, prego. Allora, alla prossima, un bacione, ciao!